ragazze, eccomi con un nuovo taglio, quasi quasi ritornata sui miei capelli normali naturali ed un nuovo video in italiano. Per questo video utilizzerò i miei prodotti che ho comprato dalla Pupa. Non sarà un one brand video, perciò ci saranno anche prodotti che non sono della Pupa. Inizio a rinfrescare la mia faccia utilizzando lo spray Moisture Surge della Clinique. Proseguo con un primer che è della Catrice Cosmetics e la Fine & Prime. Innanzitutto mi copre i pori ed è una buona base per l'applicazione del fondotinta. Come fondotinta utilizzerò una delle mie favorite che è la Infallible della L'Oreal. Ho fatto la comparizzazione di questa fondotinta con la Fit Me della Maybelline, vi lascio il link da qualche parte in questo schermo. Questa fondotinta è una delle mie favorite ed è completamente opaca. Mi copre la maggior parte dei brufoli e del rossore che ho in faccia. Questo correttore è diventato uno dei miei favoriti. La marca si chiama Bronx. A parte che la confezione è praticissima, mi copre le occhiaie e tutte le impurità. Ormai mi sono abituata ad utilizzare la Beauty Blender per applicazione di fondotinta, correttori, eccetera. È più facile e ci vuole meno tempo. Se non uso un primer per gli occhi, gli ombretti non mi tengono. Contorno le sopracciglia utilizzando una matita. Questa matita è della Innisfree, che è una marca coreana. La matita è cremosa, perciò è facile applicare il colore. Sfumo le righe create con la penna, con la spoolie brush che viene assieme alla matita. Per riempire gli spazi vuoti uso una polvere. Questa Trousse è della NYX ed è già da un po' di tempo che la uso. Per fissare tutto uso un mascara per le sopracciglia. Il mascara della Maybelline è il mio favorito perché è così facile da applicare e tiene le mie sopracciglia a posto. Andiamo avanti con gli ombretti della Pupa. Prima di tutto gli ombretti sono della collezione Vamp. Il primo ombretto è un classico marrone che uso in tanti miei tutorial. Il numero dell'ombretto è il 103. Questo ombretto lo applico sulla palpebra completa. Lo stesso colore lo vado ad applicare sulla linea inferiore. Ombretto 200 della Wet n Dry Eyeshadow Vamp è un ombretto luccicante che mi sembrava che andava bene con questo marrone. Praticamente lo applico sopra il marrone e mi dà questo effetto molto vivace e luccicante. Questa è la matita Made to Last numero 13 ed è una waterproof eyeshadow, perciò è un ombretto in forma di penna. Questo ombretto lo uso come un highlighter e lo applico sotto la mia sopracciglia. Per sfumarlo uso le mie mani perché il prodotto è abbastanza cremoso, perciò è più facile con le mani che con pennello. Qui applico anche un po' dell'ombretto luccicante 200 sulla linea inferiore. Schiarisco il lato degli occhi con un po' della matita highlight. Uso una matita nera per i contorni d'occhio. Questa matita è della Maybelline ed è la Master Drama ed è una delle mie preferite perché è così cremosa e facile da applicare. Se vai per un smoky look usa questa matita perché è facile a mescolare il colore. L'unica cosa che devi fare attenzione è che la matita non ti va a macchiare dentro la piega della palpebra. Con il resto del colore che mi resta nel pennello lo vado ad applicare sulla mia linea inferiore. Siccome oggi non avevo voglia di applicarmi le ciglia finte, vado a utilizzare la mia eyelash curler. Dopodiché applico un po' di strati di mascara. In Italia ho trovato questa terra di Pupa Milano che si chiama terra compatta effetto abbronzante maxi formato. Guardate che gigante che è! È completamente opaco ed è perfetto per dare un po' di abbronzatura sul viso.
praticamente lo applico sui lati del viso, sul mento e sulla fronte. Anche sul naso creo dei contorni. L'highlighter fa l'opposto del bronzer, perciò sottolinea le parti che vogliamo mostrare al mondo. Di solito mettevo prima la blush, però mi sono accorta che è più bello se prima applico il mio highlighter. Questo è un rouge che ho già da anni e sì, vi dico la verità, ho dei prodotti che sono stravecchi, però li uso ancora finché vanno, e questa è una blush tipica rosa che c'ha un po' di shimmer dentro e mi piace un sacco. Questo rossetto l'ho ricevuto nella mia Lip Monthly, penso che era Lip Monthly giugno, però non sono più sicura. Se volete sapere di più della Lip Monthly, vi lascio il link da qualche parte qui sopra lo schermo. Finisco questo look con altri due sprizzi di questo Master Surge della Clinique. Ah, guardate l'highlight, che bello! Ok ragazze, il look è completo, siamo pronti per andare in spiaggia, ovvero no, non andiamo in spiaggia così, però siamo pronti per iniziare la giornata. Grazie mille che siete passati e ci vediamo la prossima volta. Vedete sotto il bottone rosso? Schiacciatelo e non dimenticate di likeare questo video e ci vediamo la prossima volta, bye bye!